Lacrime amare per tutti gli azzurri nella prova di fioretto individuale. Uno ad uno i nostri vengono spietatamente eliminati da schermitori più forti, moderni, combattivi. Forse non sarà la notte per la scherma italiana, ma certo un brutto tramonto. Vince a mani basse e meritatissimamente il russo Yadanovich, seguito dal connazionale Sissikin. Terzo l'americano Axelrod, bravissimo fiorettista.